Chiede ora di intervenire la deputata Fuxia Fitzgerald. Prego, ne ha facoltà. Presidente, onorevoli colleghi, l'attentato alla marcia pacifista di Ankara, avvenuto sabato scorso e che ha causato una vera e propria strage con circa 95 morti e più di 200 feriti, è uno dei più drammatici della storia recente turca, di una gravità inaudita che va condannato senza condizioni. Si tratta di un vero e proprio 11 settembre che non deve e non può lasciarci indifferenti, sia sul piano umano che politico. Siamo chiamati ad una riflessione profonda sul futuro geopolitico dell'area medio orientale e sulla stabilità turca, attore fondamentale in tale scacchiera. Credo si debba fare il possibile affinché la Turchia, prossima al voto, non sia teatro di un'escalation del terrore e spargimento di sangue, lavorando ad una pacificazione delle controversie interne anche sul piano internazionale per garantire stabilità alla regione. Il terrore mira proprio a creare confusione ed oggi vogliamo ripetere con il presidente Mattarella la condanna nella maniera più risoluta del gesto vile e riprovevole che nella sua barbara efferatezza richiama l'urgenza di combattere uniti la piaga del terrorismo. Gli attentatori hanno seminato la morte tra le persone che manifestavano gioiosamente per la pace. Ecco, quella pace che dobbiamo difendere sempre nel nostro agire politico. L'Italia, mentre esprimiamo il più profondo cordoglio ai parenti delle vittime e alla Turchia, deve pertanto attivarsi con tutti i canali diplomatici a disposizione per costruire la pace in quell'area del mondo. Grazie. La ringrazio. E come ultimo intervento al deputato Marco Di Lello. Prego, ne ha facoltà. Grazie signora Presidente. Il massacro di Ankara è il più grave attentato della storia recente della Turchia. Viene dopo quello di Suruç del luglio e quello di Diyarbakir del giugno scorso. In tutti i casi le vittime sono giovani militanti laici e democratici, donne e uomini espressione della migliore società civile turca e curda, persone che manifestavano pacificamente. A questi nostri fratelli e sorelle va il nostro pensiero di italiani impegnati per la pace e la democrazia nel Mediterraneo, le nostre condoglianze a tutta la nazione turca. Con allarme e angoscia però dobbiamo dire qui che è necessario, come richiesto dalla stampa e dalla società civile in Turchia e all'estero, che il governo turco effettui una vera, approfondita e credibile inchiesta su esecutori e mandanti di questa strage. La spiegazione più semplice, quella di un ennesimo gesto assassino del Daesh, non appare